Allora, guardate, si potrebbe pensare che queste siano le molecole d'acqua e le molecole d'acqua sono come dei pendoli, sostanzialmente, che oscillano tra di loro e noi li abbiamo messi dentro un campo. E allora gli diamo un'informazione, li urliamo, facciamo qualcosa, un campo elettrico, un campo magnetico, fononi, cioè suono, e le onde fanno così. Siccome ogni pendolo, molecola di acqua, chiamiamolo pendolo, ha grosso modo la stessa frequenza, l'abbiamo rappresentato con un circoletto che ha lo stesso raggio. Però vedete come questo, si vede che c'è un po' di ordine, un po' di disordine, però che le molecole rappresentano un po' vedete, un'onda che in qualche modo si sposta. Questo vuol dire che noi potremmo prendere tutte queste molecole qui e fargli fare tutte insieme la stessa cosa, cioè renderle omogenee. Renderle omogenee. Allora noi abbiamo tutta una serie di pendoli e che sono metronomi, tic tac, tic tac, tic tac, e cerchiamo di metterli tutti in fase. Vediamo che cosa sta succedendo. Questi pendoli sono posti su una superficie legata a due bottiglie di plastica, a due rotori che fanno oscillare lievemente la base. La base oscilla. Questo vuol dire che i movimenti di ognuno di questi pendoli trasmette all'altro, attraverso la base che si muove, le sue informazioni. E quello che sta accadendo è che i diversi pendoli, che pendolavano tutti a frequenze quasi uguali, perché i pendoli, per quanto siano costruiti meccanicamente, in qualche modo i metronomi non ti danno la stessa frequenza precisa, te non te ne rendi conto. Quindi sono frequenze diverse che ti hai fatto partire in modo a caso. Così, quello che sta succedendo è che i pendoli si stanno sincronizzando. Sta succedendo qualcosa. Perché ciò accade? Fino ad ottenere la totale sincronia del sistema. Quando tutto il sistema sarà sincronizzato, te potresti prendere questa tavola, metterla, appoggiarla per terra in un posto in cui non si muove più e i pendoli comincerebbero a riperdere la frequenza tra di loro. Che cosa sta succedendo? Tra, 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 tra. E a un certo punto i soldatini andranno tutti alla stessa frequenza. Che cosa succede quando tante molecole di acqua vengano sottoposte a un campo vibrazionale in grado di farle vibrare tutti alla stessa frequenza? Lì passa la informazione, perché l'informazione è legata alla frequenza vibratoria, vedete? E non c'è niente da fare. Che cosa è successo? Questa è una ricerca giapponese. I giapponesi si sono trovati di fronte a questa cosa, hanno pubblicato questo video che è diventato virale su internet e hanno cercato i fisici americani di spiegare con la matematica, i matematici, questa cosa. Hanno creato delle equazioni allucinanti che non ci si capisce niente dentro. Bastava guardare l'entropia del sistema. L'entropia si abbassa sempre. Il sistema è diventato simmetrico, mentre prima era completamente asimmetrico. L'entropia S è uguale al meno logaritmo dei pendoli, no? Come mai l'entropia aumenta? Perché il segno meno è puramente fattuale. Come mai l'entropia aumenta? L'entropia aumenta perché il numero dei pendoli dovrebbe diminuire. Ma il numero dei pendoli è sempre lo stesso. E allora cosa succede? Che mano a mano che i pendoli pendolano tutti, i metronomi con la stessa frequenza, non ci sono più tanti metronomi, c'è un metronomo solo. Ecco dov'è il problema. Quando tutte le molecole di acqua vibrano alla stessa frequenza, non ci sono più milioni di molecole d'acqua, milioni di cellule del cuore che lo fanno battere tu, 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 così. No, c'è una cellula sola. Capite che cosa vuol dire questo a livello di consapevolezza e di coscienza? Quando tu entri in questo campo morfico, per cui sei in relazione a tutto il resto, tu non sei più Rossi Giovanni, tu sei l'universo. Questo lo dicono i pendoli, ma lo dice la termodinamica di questi sistemi, che è stata studiata in questo modo. E la scienza te lo dice, vedi? L'analisi mostra questo. Non sono solo gli elettroni, addirittura semimobili,
del giudice è il fisico che ha studiato queste cose. Gli elettroni sono della molecola di acqua, gli elettroni superficiali, che assumono quella frequenza di rotazione attorno al nucleo, tutti uguali, ma sono anche i protoni del nucleo che fanno la stessa cosa. Quindi dire che l'acqua non ha elettroni mobili, come dicono e raccontano i fisici più anziani, è una cazzata. Perché ciò accade? Vedete, c'è scritto sostanzialmente il secondo principio della termodinamica, che sostiene che l'entropia del sistema S deve sempre aumentare e con essa deve diminuire la temperatura del sistema. Ecco perché si stava raffreddando l'acqua, perché i pendoli si mettevano tra di loro in fase, cioè l'acqua veniva informata, creando un sistema coerente. Questi sono i termini. In altre parole, il processo di simmetrizzazione dell'universo nel tempo produce il raffreddamento di tutto il sistema. Da 9 Kelvin noi siamo giunti a 2,7 Kelvin. L'universo si sta raffreddando, cioè si sta simmetrizzando. Stiamo acquisendo, cioè, consapevolezza di noi. Al di là di tutto questo, c'è scritto chiaramente questo. Si crea dunque coerenza tra il campo e le sue componenti interne. Tale coerenza è alla base delle reazioni chimiche, per esempio, ma anche a interazioni tra due oggetti. La reazione chimica è questa: te c'hai due composti chimici, li metti in un campo morfogeneticamente coerente, le due molecole vibrano alla stessa frequenza e il campo vuole che esse si avvicinino. Non ha importanza la distanza che esse hanno, anche se sono una su Alfa dei Centauri e una sulla Terra, si avvicinano per reagire, perché nell'avvicinarsi l'entropia del sistema aumenta, perché queste diventeranno il prodotto di reazione, pum, una molecola sola. E lì c'è scritto, ma ci può essere questo entanglement, questa corrispondenza di amorosi sensi, direbbe Goethe, tra due cervelli. È possibile che due cervelli si scambino le informazioni tra di loro? Sì, noi siamo il 99,9% di molecole d'acqua, in peso il 99,5% di acqua. Per questo l'acqua è la molecola della vita, perché solo le creature che sono basate sulla molecola di acqua viventi, immerse in un campo morfogenetico come quello dell'universo, che risuonano la frequenza della UM e che sostanzialmente poi avrà a che fare con quella che è la frequenza della CMB, la radiazione di fondo, tutti gli esseri viventi che vogliono e si trovano nelle condizioni di volerlo fare mettono in condizioni le molecole di acqua del loro cervello di vibrare tutte nella stessa misura, perché le molecole di acqua su Alfa dei Centauri o sulla Terra sono uguali, sono sempre molecole di acqua. Questa potrebbe essere una diapositiva difficile che vi fa arrovellare il cervello, ma vi dico io che cosa vuol dire. L'informazione che cos'è? Perché l'informazione è quella cosa che passa da una parte all'altra e produce coerenza e quindi abbassamento dell'energia, innalzamento dell'entropia con miglioramento della simmetria del sistema. L'informazione è una cosa che un signore che si chiama Shannon, lo vedremo fra un attimo, ha scoperto che si lega la probabilità di avere una buona informazione con il valore dell'entropia. Sostanzialmente, aumentando l'entropia del sistema, aumenta anche l'informazione. Oppure, detta in un altro modo più complesso, quando io ho un'entropia fissa, in qualche modo, se questa entropia ha a che fare con 100 palline, io ho un'entropia 100 per 100 palline. Quando le palline diventano 1, io ho un'entropia 100 su una pallina sola. Cioè, diminuendo le palline, io ho una consapevolezza esatta di quello che sta succedendo su questa pallina. Perdo la consapevolezza quando le palline diventano tante. È come se io dovessi tenere sotto controllo 15 figli. Cosa fa questo? Cosa fa quello? Cosa fa quell'altro? Poi finisce che qualcuno mi si butta dalla finestra. Invece se ce n'ho uno solo, tutta la mia attenzione è su di lui. So esattamente sempre quello che fa. Questo è quello che dice Shannon.
Poi c'è un teorema di elettrodinamica dei campi, di quantistica dei campi, che dice che due molecole inserite in un campo di forze tenderanno ad oscillare alla frequenza del campo. C'è un teorema che lo dice. E ciò provocherà l'attrazione tra loro due, e quindi loro due potranno creare fenomeni particolari di entanglement. Allora è possibile entanglare due cervelli, visto che sono sostanzialmente fatti di acqua, far passare un'informazione da una parte all'altra. Lavoro scientifico, università. Vedi, neuroni come oscillatori. E ti spiega qui, ma com'è possibile che i neuroni oscillino tutti nello stesso modo all'interno di un campo? E ti spiegano tutto per bene, e alla fine dell'articolo ti dicono: non ci abbiamo ancora capito una mazza, perché il neurofisiologo non conosce la fisica quantistica e non sa che ci sono le teorie dei campi che ti spiegano invece che così deve essere. Però è interessante comprendere questo. Questo articolo dice: io prendo 350-360 persone, le divido in gruppi di due, due a due li collego in due stanze diverse a due elettroencefalogrammi. Al primo gli faccio l'elettroencefalogramma e lo registro, quindi gli sparo le lampade nella testa, lo punzecchio con le coppe, che poi invece sono anche un po' sadici, così tutte quelle che gli spesto un piede, caccio nel sedere, per vedere come reagisce l'elettroencefalogramma. E all'altro invece gli faccio solo registrare l'elettroencefalogramma dicendo di correlarsi come vuole lui, con una meditazione interna, con quell'altro. Quindi uno dei due subisce il trattamento dell'elettroencefalogramma, l'altro no. I due elettroencefalogrammi sono uguali. Cioè uno dei due sente gli stimoli dell'altro. Dietro questo articolo ne vengono fuori degli altri, come per esempio questo. Come si mettono in fase due cervelli? Perché qui studiano i cervelli messi in fase e hanno scoperto che per mettere in fase due cervelli bisogna che le due persone cantino la stessa canzone. L'elettroencefalogramma si equalizza sostanzialmente. Lo capite la mamma quando canta al bambino, no? Il bambino piccolo neonato sembra quasi voler ricantare, perché c'è un entanglement fondamentale. Guarda questi altri lavori. Anche suonando assieme anche note differenti. Basta suonare assieme, si crea un entanglement. Questi sono lavori scientifici su giornali di neurofisiologia, non me li sono inventati io. Questi due poi sono allucinanti. Che cosa dicono questi due lavori? Questi due lavori dicono una cosa: se io prendo un gruppo di persone, li divido in due, uno lo prendo e gli faccio il solito elettroencefalogramma e gli sparo negli occhi una serie di flash, qualcuno l'avrà fatto l'elettroencefalogramma, ti sparano questi flash e vedono le risposte che te c'hai del sistema parasimpatico, il battito del cuore, qui così, no? L'altro gli dicono di mettersi in contatto mentalmente col primo, lo chiudono in una stanza buia e gli fanno le fotografie all'infrarosso. Bene, tutte le volte che al primo gli sparano il flash nella testa, l'altro gli si sviluppano nel lobo destro dei biofotoni. Cioè, l'altro produce il segnale luminoso che il primo assorbe. Capite che non c'è ombra di dubbio, i due cervelli sono in entanglement tra di loro. Perché gli hai detto, siatelo, fatelo, mettetevici. Questa cosa la dicevi, stavamo parlando anni fa, rispetto alla bambina messa in una stanza... In una seduta di ipnosi, cioè sì. La madre che raccontava... Nella seduta di ipnosi quello succede. Io metto in ipnosi un soggetto e il soggetto in ipnosi mi diceva cosa stava leggendo il suo fidanzato nell'altra stanza, che era nell'altra stanza e stava leggendo un libro. Quindi c'è una non località fisica dello spazio-tempo, come dice Bohm, tra parentesi. Quindi non ci sono più tanti pendoli, c'è un unico pendolo. Quindi se a un unico pendolo gli pesti un piede, tutti gli altri pendoli che sono sempre lo stesso pendolo sentono la pestatura del piede. In qualche modo funziona così. Sì. L'acqua come carrier di informazioni. Informazione è forma in azione. Dov'è l'informazione? L'informazione è nella struttura superficiale del cluster.
L'informazione, lo vediamo tra un attimo, è solo legata al tipo di onda, per esempio sonora, che colpisce la molecola di acqua, ma potrebbe essere un'onda elettromagnetica. La forma dell'onda è l'informazione. Tutti lo sanno. Questo ormai è Masaru Emoto. Cosa ha fatto Emoto? Emoto ha detto un sacco di cazzate, però ha scoperto una cosa importante, newegiane. Vogliamoci bene, l'amore, Gesù Cristo, tutte quelle cose lì che io butto dalla finestra. Ma una cosa fondamentale l'ha detta. Ha trovato un sistema senza la GX di fotografare l'acqua. Nell'istante in cui prendeva l'acqua e gli dava una informazione sonora, ghiacciava tutto. Le molecole di acqua così rimanevano bloccate in un reticolo cristallino. E te, con tutta calma, con 5 lire e non c'avevi più un mega apparato che faceva i raggi X, capivi esattamente come la tua radiazione di fondo aveva colpito quel gruppo di molecole di acqua. Un genio! Ah, se qualcuno ci avesse voglia, per non rompermi le palle, di andarsi a vedere tutta questa bibliografia, lì dentro c'è scritto tutto quello che ho detto finora. Eh no, perché sennò a me stanno a dire, ah, lei non ha capito un cazzo. No, va bene che forse è il contrario. Allora, appare chiaro alla scienza che le piccole variazioni di intensità dell'energia producono in proporzioni grandi effetti, mentre grandi quantità di energia producono modesti effetti. Questo è un teorema, il teorema di Shannon. Tanta energia, troppe informazioni. Questo l'abbiamo sempre visto. Perché il DNA contiene le informazioni e l'eptacontano C70H149 no? Perché? Perché no? 140, scusate, ci ho messo 9 idrogeni in più. Ma però con tanti idrogeni, insomma. Una catena idrocarburica lunga, si può arrotolare anche questa, può fare anche questa delle cose. L'informazione del DNA è legata alla capacità del DNA di mettersi in conformazioni precise. 1, 2, 3, 4, 5. No in tutte le conformazioni che vuole, perché tutte le conformazioni sono tutte le informazioni e tutte le informazioni è nessuna informazione. Per questo il DNA ha 5, 6, 10, 20 conformeri precisi e sono 20 informazioni e da lì non si esce. Il DNA è la molecola più semplice che c'è. C'è un poco di zucchero, un poco di acido fosforico e 4 basi puriniche e pirimidiniche, non c'è altro. È di una semplicità pazzesca. Allora, noi siamo immersi in un campo morfogenetico, direbbe Sheldrake, in un campo morfogenetico che agisce sui pendoli, coerentizzandoli. I nostri cervelli potrebbero essere intrisi e fatti sostanzialmente di acqua, che è il solvente della natura. Io, per influenzare tutta questa gente, gli mando un segnale. Li coerentizzo tutti e poi gli dico: vota Picone. Capisci a me come funziona? Potrebbe funzionare così. Beh, piatto ricco mi ci ficco, lo voglio fare. Facciamolo. Dunque, la prima cosa da fare è cancellare tutto quello che c'è già scritto. Pensate che si vendono degli aggeggini fatti di campo magnetico che te attacchi al rubinetto per farci passare l'acqua dentro, perché ti dicono: ah, quest'acqua è meravigliosa. No, è un trucco, perché non hanno capito come funziona e quindi, non avendo capito come funziona, non avendoci cioè la consapevolezza di come funziona, non serve a niente, come tutte le cose. Allora, bisogna fare così, bisogna pulire. Per pulire, campo magnetico a brezza. Cioè un forte campo magnetico che staccherà tutte le molecole di acqua tra di loro, distruggerà tutti i legami a ponte di idrogeno e farò in modo che queste molecole di acqua debbano passare in un percorso verso nord. Perché? Perché se te vedi le linee del campo magnetico, scopri che quando hai orientato il tuo iPad verso nord, il detector del campo magnetico ti dice che in quella direzione il campo magnetico è zero. Quindi non ti si sporca il segnale. Sarà per questo che la piramide di Giza era legata a nord? Con l'acqua dentro, tutte quelle cosette strane. Facciamoci un pochino mente locale. E abbiamo fatto. Però ora dobbiamo scriverci. E come ci si scrive? Ci si scrive col campo elettrico. E chi l'ha fatto? Luc Montagnier. Luc Montagnier l'ha già fatto, premio Nobel per la medicina, quindi poverino, ha fatto lui. E sono lavori a cui ha partecipato anche del giudice sulla memoria dell'acqua. Si fa così sostanzialmente, in quei lavori scientifici che sono stati molto contestati, però premio Nobel che ci posso fare? Fai un po' te.
prendi una provetta, ci metti dentro dell'acqua distillata e, che ne so, dei pezzi che potrebbero essere degli amminoacidi con un opportuno catalizzatore, per cui questo catalizzatore farà in modo che gli amminoacidi si appiccichino tra di loro, un catalizzatore che sicuramente sarà qualcosa di acido fosforico, perché devi togliere delle molecole di acqua, sostanzialmente, per fare il polipeptide. Dall'altra parte ci metti sostanzialmente un pezzo di DNA che è in grado di dare quelle informazioni che serviranno per attaccare tutti quegli amminoacidi che servono per fare il polipeptide. In questa seconda provetta registri un campo magnetico e elettromagnetico che viene fuori, o meglio, bombardi in realtà con un campo elettromagnetico debole, 7 Hz, e registri un segnale in uscita. Il segnale in uscita lo mandi a 500 km via computer alla provetta dove c'è dentro la roba smontata e in automatico la provetta monta insieme una sequenza di amminoacidi pari alle istruzioni della bottiglietta del DNA che stava a casa. Capisci a me cosa vuol dire? C'è una informazione, forma in azione, che questa volta è passata da una parte all'altra dell'universo, quindi in un percorso spazio-temporale, non solamente spaziale, e ha dato origine a dei risultati precisi. Non commenterò il lavoro di Luc Montagnier, perché solamente sull'utilizzo dei 7 Hz ci sarebbe da divertirsi, però questo mi serve solo per dire che l'hanno già fatta questa cosa. E lo fa in Italia Massimo Citro, sostanzialmente. Gli stessi esperimenti li faceva Emilio Del Giudice, lo faceva Preparata all'Università di Milano. Lo fa anche questa ditta che vende concimi e fa ricerca sui terreni agricoli e ha prodotto questo aggeggio. È un tubo, è un pezzo di roba che si mette nel tubo dell'acqua. Si fa passare l'acqua di qui dentro, se si orienta a nord si ottengono i migliori risultati. E nell'involucro c'è dentro una serie di fili che, orientati in un certo modo, fili elettrici, producono un campo, sostanzialmente è un'antenna, con dentro delle sostanze, per esempio antifungicidi, anticrittogamici. L'acqua che passa qui dentro è informata di ciò che sta succedendo fuori. In quel contesto irriga il campo aumenta dal 50, 70 al 25% di più la grandezza dei frutti e non viene più attaccato dai parassiti. L'hanno fatto, funziona, capisci a me? Allora questo vuol dire che noi possiamo veramente, cioè, lo fanno, ma non sanno perché funziona, perché comunque non hanno la coscienza e la consapevolezza di un'entropia, di che cos'è la termodinamica, di che cosa sono le leggi di Shannon e così via. Voi puppatevi questa letteratura scientifica mondiale e andate a vedere poi che è in realtà questo è quello che succede. Perché l'acqua è la molecola della vita? Essa è costituita da pendoli, ora lo sappiamo, che oscillano a frequenza in un campo morfogenetico, sceldrenche, no? Che le manda in stato di coerenza. In quell'istante tutte le forme viventi fatte di acqua nell'universo potrebbero essere la stessa cosa. È per questo che noi possiamo essere, avere consapevolezza di essere una cosa sola, se vogliamo, perché noi abbiamo la consapevolezza di metterci in uno stato tale da poter fare in modo che le nostre cellule del cervello vibrino a quella frequenza lì. Cioè dobbiamo mettere noi la nostra volontà, perché un pendolo, un metronomo lo fa perché glielo facciamo fare noi, ma noi abbiamo consapevolezza. La differenza che c'è tra un pendolo e me è che io ho coscienza, il pendolo no. La differenza è che il pendolo non è vivo, io sì, perché la vita che cos'è? La presenza di coscienza. Se te non c'hai coscienza, non sei vivo. Vedete, una delle domande di partenza era: ma i fotoni hanno coscienza? Ci potevamo chiedere questo. La coscienza è dappertutto, è nei sassi, questa è un po' la cosa ayurvedica. Il fisico, Photon Consciousness, Fact or Fancy, in una rivista di fisica, lo leggete lì, e la risposta è no. Il fotone non c'ha coscienza, lui usa la costante di Boltzmann per calcolare il fatto che il fotone abbia coscienza o no. Ma perché vi faccio vedere questo articolo? Perché voi pensate che un fisico, siccome è un fisico della coscienza, se ne fotte? No, ci ha scritto un lavoro sopra. Quindi siamo nell'istante in cui anche i fisici cominciano a chiedersi che cos'è la coscienza. Noi cosa possiamo dire? Attenzione, no, il fotone non ha coscienza, il fotone è però quel pendolo
che trasporta la coscienza. È come quell'onda, quella molecola di acqua, quel mare di acqua attraverso la quale il nostro segnale, perché siamo noi i creatori dei fotoni, sostanzialmente siamo noi che gli diamo il via ai pendoli, attraverso l'universo si spande il segnale dell'informazione. Quando io ti dico ehi là, a un certo punto questo segnale si spande e quello laggiù comprende, se ne ha voglia. Ah sì, ecco come funziona. Questo è un pendolo e qui in basso vedete come è fatto le video, cioè come è fatto il fotone. Vedete che l'asse centrale si abbassa, diventa piano, poi si rialza, al contrario, cioè i due colori, alto-basso, si stanno invertendo. Fotone, tu, antifotone, fotone, antifotone. Questo è il pendolo che noi abbiamo nel nostro universo. E vedete che passa nel mezzo ad un fotone piatto, quello che i fisici chiamano fotone virtuale, cioè senza massa. E perché noi vediamo solo quello? Perché Shannon ha fatto, perché Shannon ne ha fatte tante cose, ha fatto una legge che dice che se noi vogliamo osservare un fenomeno, lo dobbiamo osservare con una frequenza doppia di quella a cui oscilla il fenomeno, se no non ci accorgiamo di come oscilla. Allora noi abbiamo creato l'universo, lo abbiamo creato, come si diceva prima, a 432. Dovremmo osservare il fotone, che avrà una sua frequenza altissima, sicuramente al di sotto del tempo di Planck, quindi 10 alla meno 44 secondi, un flash, lo dovremmo osservare con una frequenza doppia per accorgerci che esiste l'antifotone. È per questo che il fisico vede solamente il fotone senza massa e se ne fotte di quei 250, 300, 400 articoli che sono usciti che mostrano che invece il fotone è massivo. Perché ci sono i lavori scientifici che lo dimostrano, ma questo lo faccio vedere a Firenze, se no... Ma ecco, cerchiamo di ora di capire come non essere presi per il culo. Conclusioni, come non essere presi per il culo. Il problema è onda o particella. Nell'universo duale, questo, tutti i fenomeni che ci appaiono, soprattutto a livello piccolo, possono apparirci come onda o come particella. La differenza è, la particella, io so che te sei lì, sei un fotone, pesi tanto, hai tanta energia, lo so, ti chiami Giuseppe. Invece l'onda è un'onda di probabilità sferica in cui sai che c'è un fotone, ma non sai dov'è, né nello spazio né nel tempo. Quindi hai una onda di probabilità che ti dice che il fotone è dappertutto. Questo dice il significato della fisica quantistica. Quello che succede in questo contesto è questo. C'è un lavoro di fisica quantistica che spiega l'entropia, K è la costante di Boltzmann, per 1 meno logaritmo della funzione d'onda del fotone. Questo cosa vuol dire? Che sostanzialmente quando il microstato del fotone è 1, sono una particella, l'entropia è massima, cioè 0. Pensate, l'entropia è vero che aumenta sempre, ma va da meno infinito a zero. L'entropia dell'universo è zero. Prova un po' a metterci che questo fotone invece di essere una particella è un'onda. Meno logaritmo di quella roba lì diventa un casino. Diventa cioè un numero piccolissimo. Un numero che ti dice che te non hai coscienza. Quindi, essere fotone, tu hai una coscienza precisa. Fotone come particella. Fotone come onda non hai consapevolezza di te. Quindi dobbiamo reinterpretare tutta la fisica quantistica, dando una nuova, un nuovo modo di vedere le cose. Se da un lato unirsi al tutto aiuta il singolo a sopravvivere, creando un sistema biologico forte in cui tutte le unità divengono un solo essere, non sei più attaccato da nessuno, alzando l'entropia e quindi la simmetria del sistema, con conseguenze aumento di entropia dell'intero insieme di unità, se tutto questo, puntini, 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 ti sembra una cosa bella, no? Beh, attenzione ai rischi. Guardate, questi sono degli storni. Gli storni si mettono tutti insieme, fanno tutti la stessa cosa nello stesso momento. Che cos'è che fa fare agli storni questo nastro di Möbius, tra parentesi? Che è una cosa veramente strana che gli storni facciano un nastro di Möbius. Mi sarei aspettato avessero fatto una pera cotta, ma non un nastro di Möbius. Perché il nastro di Möbius?
che è la vera struttura dell'universo. L'universo olografico è un nastro di mobili. Io non ve l'ho fatto vedere qui, ve l'ho fatto vedere in un'altra conferenza che ho fatto. Che strano. Non è più vero, come dicevano gli antichi, che uno degli storni fa delle cose e lancia i messaggi agli altri. Non è più vero. Come mai fanno queste strane figure? Cioè, gli storni non si limitano a seguire un capogruppo, ma seguono un pattern, uno stampino preciso. E questo stampino preciso, se voi andate ad analizzare i lavori scientifici che ne parlano, non sanno perché accade. C'è un lavoro che forse è il più interessante di tutti, che dice che lo storno nel mezzo vede cosa fanno gli altri sei storni attorno a lui e lui fa le stesse cose. E io interpreto lo storno nel mezzo, la coscienza, guarda cosa fanno l'alto, il basso, l'avanti e il dietro, e il destra e la sinistra, che sono le dimensioni con cui gli dèi hanno costruito l'universo. Si potrebbe così, dire così, nella Torah c'è scritto questo. Quante sono le dimensioni dell'universo? Sei. Alto, basso, destra, sinistra, avanti, dietro. Pensa che cioè, gli antichi dèi, sai, qualche cosetta la sapevano, sostanzialmente. Invece è tutto il sistema, è tutto le vision che si muove. E da dove le prendono? Tutte in un colpo solo le informazioni. Dal campo morfogenetico. Cioè dalla la cascia, da quello che è, dove già l'informazione c'è. Devo cacciare il predatore. Per cacciare il predatore si fa così, tutti, nello stesso modo. E vedete, le cose che fanno sono abbastanza interessanti, no? Tenete presente che questa cosa riesce facile, perché l'entanglement che si ottiene, che è un entanglement biologico, come tra i due cervelli di cui facevamo vedere prima l'elettroencefalogramma, l'entanglement si ottiene più velocemente quanto più i sistemi neuronali messi in gioco sono semplici. Se ognuno avesse un solo neurone, fai presto a mettere in risonanza 100 uccelli con un solo neurone, 100 neuroni. Bene, se invece devi mettere in risonanza un cervello umano, la cosa diventa più complicato. Cioè, attenzione, si mettono facilmente in risonanza gli sistemi biologici più facili. Le sardine. Più il cervello è semplice, più è facile mettere d'accordo le sardine. Guarda un po'. Le sardine attorno al predatore hanno fatto un perfetto pentagono. Chi glielo dice alla sardina che sta lì nello spigolo, che si deve girare dall'altra parte, che non c'ha altre sei sardine attorno che stanno facendo quella cosa lì? Vedi che la sardina in realtà sta eseguendo esattamente una figura geometrica precisa che è nel pattern. Ti posso assicurare che le sardine non sono andate a lezione di matematica e di geometria. Te lo posso assicurare. E è perfetto, il pentagono è perfetto. Ci hanno fatto uno zero point energy a cui al centro ci hanno messo il predatore. Notare questa cosa qui. Allora, aspetta. Vedi, questo è il nastro, anche il nastro di Möbius ha molto successo nel campo morfogenetico, no? Bene. Il problema è, ve lo ricordate, se tutti vogliamo essere un essere più forte, più potente, ci mettiamo tutti insieme perché sennò i predatori, gli esseri che vengono da un altro pianeta, eccetera, eccetera, però c'è un rischio. Il rischio è questo. Più esistono cervelli semplici e più finiamo per avere delle problematiche. È più facile prendere il sopravvento su un gruppo facendolo marciare in modo che i pendoli si ripresentino in qualche modo e tu vada in risonanza con la musica che senti. Questo è il problema fondamentale. E alla fine succedono delle cose tremende, perché poi fai fare al gruppo che hai messo in risonanza quello che vuoi te, perché il gruppo, essendo onda e non essendo più particella, ha perso la consapevolezza di sé, perché c'ha la consapevolezza dell'onda, che è una consapevolezza entropica bassissima. Morale: nell'istante in cui tu decidi di sentirti entangled
con il tutto, se effetti questa operazione senza consapevolezza, qualcuno potrebbe emettere i segnali di input del campo che verrebbero recepiti da tutto il gruppo ed inevitabilmente questo porterebbe il gruppo ad eseguire le istruzioni, cioè le informazioni che il leader da esterno desidera che tu faccia. L'abbiamo fatto tante volte anche noi. E forse lo stiamo facendo anche in questo momento. Bisogna che stiate molto attenti, perché se io ve frego così, stiamo molto attenti a questa cosa qui. Stiamo molto attenti perché qui sta succedendo qualcosa. Io, che sono il potere, ho due possibilità per manipolare la coscienza delle persone. La prima è quello di dividere, cioè di mantenere due microstati al posto di uno, con l'entropia più bassa. L'altro è quello di unire tutti i coglioni in un gruppo solo. Per fare questo bisogna che tutti siano coglioni. Quindi la televisione ti aiuta. Però succede questa cosa qui. Morale. Dunque, quando si desidera fare l'esperienza della totalità e della fusione con il tutto, attenzione al livello newageano delle cose, sì, tutti insieme a cantare, tutti insieme a marciare, tutti insieme a volare, tutti insieme, attenzione, perché in realtà poi finisci con una perdita di identità, perché acquisisci l'identità della sfera, della probabilità, e in quell'istante con il rischio di mettere nelle mani altrui la tua stupidità. Questo è quello che non si deve fare ed è estremamente pericoloso, ma che è qualcosa che è insito all'interno della consapevolezza. Cioè il gruppo c'ha un problema, il gruppo è caratterizzato da una volontà comune, non dalla volontà di uno che rende la volontà, la non volontà del gruppo la sua. Non crediate che tutti messi insieme sia sempre bene. Tutti messi insieme si è bene quando tutti si è un pendolo solo, non quando tutti si è un pendolo solo perché qualcuno ci ha fatto pendolare all'unisono. Questo è il problema fondamentale, cioè in questo aspetto della questione c'è un aspetto negativo fondamentale, cioè non cadere nelle mani della New Age, perché sarebbe la fine. Ma guarda cosa c'è scritto qua. Le persone oneste, la persona onesta cambia il suo modo di pensare per adeguarlo alla realtà delle cose. La persona disonesta cambia la realtà delle cose per adeguarlo al suo modo di pensare. Grazie. Ma non ho visto l'orologio, tempistica perfetta.